No, sono d'accordo insomma, sul tuo discorso della partita. Primo tempo, conosciamo benissimo l'Albistoiese perché è una squadra che gioca bene e lo si è visto. È una squadra molto aggressiva, con gamba davanti, quindi veniva molto forte a prenderci, creando anche delle situazioni pericolose per noi. È chiaro che abbiamo dei giocatori forti, soprattutto in avanti, che spesso quando si accendono possono determinare cose importanti e lo si è visto. Nel secondo tempo, insomma, la grande qualità che abbiamo si è vista nel palleggio, abbiamo contenuto le scorribande appunto della Pistoiese, però appunto credo che la vittoria sia meritata. Direi molto bene Dursi e Clemenza, oltre a Ferrari, che insomma non fa più notizia quando segna, però io vorrei spendere due parole su questo giocatore, Luciano Dursi, che insomma in questa stagione con Auteri aveva spesso deluso. In queste ultime partite stiamo vedendo un giocatore diverso. Ma guarda, ovviamente i giudizi sul passato non li do, io sono contento di Eugenio, così come di tutti i ragazzi perché si sono messi a disposizione in maniera completa e insomma anche quando si soffre tutti assieme, visto anche nel primo tempo, è impossibile non difendere quando si gioca in queste categorie dappertutto. Insomma, quindi faccio i complimenti a tutti, dal primo all'ultimo, anche chi non ha giocato, che come spesso si dice fa una differenza perché insomma, chi gioca prende i meriti, ma c'è gente che non viene nemmeno convocata. Una vittoria importante perché il Pescara questa sera è quarto in classifica, mancano 90 minuti, c'è ancora la possibilità di arrivare al terzo posto perché Pescara è a 2 punti dal Cesena, però al di là di questo, insomma, questo probabilmente è il modo migliore per avvicinarsi ai playoff, una squadra che gioca anche con un temperamento diverso rispetto a qualche settimana fa. Ma allora, la base delle squadre di calcio è la cattiveria, oltre alla qualità chiaramente. Se pareggiamo la cattiveria e l'aggressività delle altre squadre, la nostra qualità verrà fuori sempre. Oggi così è stato, abbiamo sofferto tutti assieme, siamo di fuori con grande qualità. E, insomma, noi proviamo a vincere tutte, ne è rimasta una, proviamo a vincere anche quella. Non dipende da noi ovviamente perché chi ci precede ha fatto meglio di noi fino ad oggi, ma noi ci proveremo sicuramente. Ti chiedo, domenica, no, tra 9 giorni, sabato, pardon, ci sarà la gara con Limonese, ovviamente dovrete cercare di vincere, poi sperare, insomma, che il Siena faccia un favore al Pescara. Beh, Siena farà un favore a se stesso ovviamente, però insomma, se dovesse esserci questo risultato noi dovremmo mettercela tutta per poter vincere. Non sarà assolutamente semplice, l'abbiamo visto nelle ultime due gare con squadre che comunque sia vogliono salvarsi, quanto mettono in campo dal punto di vista dell'atteggiamento ma anche della qualità, per cui non sarà semplice, pensiamo alla nostra partita e poi guarderemo le altre. L'ultimissima, come mai la scelta di giocare, di scendere in campo con il 3-4-3? Ma abbiamo dei problemini in mezzo al campo e gente recuperata all'ultimo secondo, per cui guardando quelli che ho a disposizione pensavo fosse il modulo giusto per poter affrontare questo tipo di gara. In parte è stato così, anche se abbiamo sofferto in alcune situazioni.